Quindi l'idea di collocare la somministrazione, poi vedrete l'apprendistato dentro il testo unico delle tipologie contrattuali, penso sia un grave errore. Avrei visto meglio la somministrazione nel decreto di cui si sta discutendo oggi in Parlamento delle politiche attive, vedendo nelle agenzie degli operatori del mercato del lavoro che costruiscono l'incontro tra domanda offerta e lavoro attraverso vari strumenti, tra cui anche la somministrazione lavoro. Lo stesso vale per l'apprendistato. Su questo punto, in realtà, io credo che il legislatore abbia fatto una scelta che di fatto finirà per far privilegiare. Sicuramente da quando verrà meno l'applicazione dell'esonero contributivo, quindi da gennaio del 2016, le somministrazioni a termine, perché le somministrazioni a tempo indeterminato saranno d'ora in avanti meno convenienti. Spesso si è detto che lo staff leasing è uno strumento buono di qualità, perché siccome la somministrazione è continuativa a tempo indeterminato, anche i lavoratori sono garantiti la stabilità del contratto, ma non era vero. Perché per la legge Biagi, in caso di staff leasing, era possibile fornire al lavoratore lavoratori con qualunque tipologia di contratto, lavoratori assunti dall'agenzia con qualunque tipologia. Oggi il legislatore è coerente, va fino in fondo a questa scelta e dice che in caso di somministrazione a tempo determinato, l'agenzia deve assumere a tempo indeterminato il lavoratore. Questo chiaramente porta un po' a irrigidire l'uso dello strumento anche per i limiti percentuali che sono fissati nel 20%, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, che però raramente hanno regolamentato la somministrazione a tempo indeterminato, anzi per molti contratti è ancora un tabù perché è vista come una delle forme peggiori di mercificazione del lavoro, cosa che oggi il legislatore smentisce in maniera inequivocabile, perché il lavoratore assunto a tempo determinato da delle grandi agenzie che devono avere capitale e strutture adeguate per ottenere l'autorizzazione, ha un regime di tutela molto ampio legato sia quando è in missione, sia quando non è in missione, perché ha diritto all'indennità di disponibilità, agli interventi dei fondi interprofessionali per la formazione e via dicendo.